Sai, è valsa la pena di affrontare quei rischi. Ci hai salvati! E abbiamo appena dimostrato che se uniamo i nostri poteri possiamo fare ogni cosa! È arrivato il momento di fare a quei ninja una pigia sorpresa! Io non sento niente! Abbiamo il nostro amico ninja della notte, ma adesso dobbiamo scoprire chi ha il vero potere. Avanti! Funziona! Doveva rendere i suoi poteri 3 volte più forti. Forse ho capito. Chiunque prenda l'anello deve unire le forze con altri, come abbiamo fatto noi. L'anello non rende i tuoi poteri 3 volte più forti. È la prova che il tuo potere è già 3 volte più forte. Come noi che lavoriamo insieme. Se contiamo Pigia Robot. Mini Ninja! Prendetemi l'anello! Riuscirò a farlo funzionare! Non sono mai stato tanto contento di vedere qualcuno sbucare dal pavimento. Penso che dovremo riportarli in biblioteca. Li controlleremo come si deve domani. E studieremo per il prossimo viaggio sulla montagna misteriosa. Super Pigia Mini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Silenzio! Smettetela di giocare e tenetevi pronti per il mio strepitoso finale! Mi dispiace tanto. Stavo di nuovo pensando a domani e devo aver legato male la corda. Sono una pop star! Se continuo a cantare romperà il soffitto di vetro e tutte le finestre della città. Lui ne andrà così fiero che non smetterà più di cantare. Devo smettere di preoccuparmi di suonare davanti a tutti. Sceglierò uno strumento. È il momento dell'eroe! Super gatto velocità! Eh? Oh, mi guardano tutti! Ehi, non è poi così male! Che state combinando qui dietro? Mini Ninja! Non posso essere una pop star senza la mia band! Venite qui! È il momento di esibirsi, Mini Ninja! Oh! Sono una pop star! Ora basta! Sì! Peccato non aver fatto quella mossa. Sì, lo so. Avevi ragione, Gatto Boy. Io avevo solo paura di sbagliarla. Ma ti avremmo aiutata. Ero troppo imbarazzata. Sai che c'è? Non sono sicuro di aver capito la nostra mossa. Tutte queste linee disegnate ci confondono un po'. Per questo aggiungeremo qualcos'altro. Questo! Eh? Quando saremo in posizione faremo quel segno e dopo tu farai la tua ruota. Avrei dovuto dirvi la verità. Romeo non ci avrebbe mai visti arrivare. E non ci vedrà. Potete scommetterci. Facciamo quella mossa. È il momento dell'eroe! Super treno, fa del tuo peggio! Romeoville, preparati a sorgere! Carica! Hey, Romeo! È troppo tardi ormai, micetto mocciosetto! Il mondo è mio! Da questa parte, Romeo! Sante di lucertola! Sarebbe più semplice se attaccaste tutti insieme, almeno non dovrei ripetermi! È troppo tardi! Che significano quei gesti? Ruota volante!
al momento giusto! Oh! Abbiamo attaccato tutti insieme! Il tuo piano è fallito! No! Ma io volevo il pulso lentile! Ops! Gatto Boy! Non ti ha dato neanche da mangiare, vero? Forza, coraggio, fa quello che ti ho detto. Io intanto terrò occupate quelle super pigia pesti. Venite a prendermi, Pigia Masks! Cosa? Oh, che succede al quartier generale? L'ho trasformato in un lunamagnete gigante! Le porte sono magnetizzate e chiuse! Presto, grazie a quell'uccello, attirerà ogni oggetto che è in città e tutto sarà mio! Cosa? La mia Cippy ha fatto questo! Non è possibile! Invece è possibile, gallina! Sei una pessima padrona, così Cippy ha messo i miei cristalli di luna nel quartier generale! Ma ora ho avuto quello che volevo! Puoi riprendertela! Perché la mia Cippy si sarà messa contro di me? Forse perché non ti sei occupata di lei come avresti dovuto! È tutta colpa mia! Se l'avessi addestrata, nutrita e curata, non sarebbe successo niente! Cippy, se puoi sentirmi, mi dispiace. Un animale non è un giocattolo. Avrei dovuto prendermi cura di te. Ma voglio rimediare. È arrivato il momento dell'eroe e ho intenzione di fare... Ehi, guarda! Cippy! Cippy, prometto di non deluderti mai più. Ti preparerò il nido, ti farò mangiare e giocare tutti i giorni. Saremo grandi amiche. Ehi, cos'è questo rumore? Che cosa succede? Oh! Jackie Guizzanti! Non ero pronto per quello. No, neanch'io. Ma serve più di qualche bidone rotolante per fermare Kig McGee! Dove è andato il robot? Era diretto verso il parco! Ricevuto! Alla gatta mobile! Aia! Watatata! Attenti, super pigiapesti! Robottina è nuova! Devo ancora collaudarla bene! Oh! Ti senti bene? Guarda dove vai, babbeo! Che cosa mi hai detto? Niente! Su, ora andiamo. Aia! Eccolo là. Qual è il piano? Il piano è che voi due restate qua su e ammirate Kick McGee che entra in azione. Cosa? Ma dai! Ha ragione! È il maestro Feng che risolverà il problema. O potremo sempre collaborare, come hanno fatto ieri sera loro due. Oh, come la bella saetta, io potrei... Aspettare qui? Bella idea! Andiamo! Aia! Arrenditi, robot! Restituisci immediatamente i giochi del parco o proverai il potente calcio del drago del maestro Feng. E il tornado di dolore di Kig McGee! Negativo! Te la sei cercata! È tutto a posto! Stiamo bene, il maestro Feng e Kig McGee sono dei duri! Però loro in genere non si scontrano! Ora possiamo collaborare per fermare il robot! Io farò la bella saetta! Lei non c'entra niente con il maestro Feng! Puoi fare Sbobby, il cane che li aiuta! Abbaia se è in pericolo! Ragazzi, aiutiamoci a vicenda a restare concentrati. Ok, ora va dritto. No, dritto! Non siete abbastanza maldestri, Pigia Masks! Secondo me così basta e avanza.
Serve un piano migliore! È fuori controllo, usciamo! Anche le nostre fughe sono maldestre! Cosa? No! Alla larga, sciocca gatto mobile! In pieno dai miei raggi! Ora che sei maldestro anche tu, Romeo, devi invertire l'effetto del raggio per farci tornare normali! Niente affatto! Sarò anche sotto effetto slip e cadi, più gira gira e ho le dita di burro grazie a voi tre! Ma non distruggerò mai il mio raggio imbranante! Ah! Allora per annullare la goffaggine va solo distrutto il raggio! No, non si fa così! Troppo tardi! Ormai hai scoperto le carte, Romeo! Siete troppo maldestri! Guardate come scappo! A destra! No, aspetta, a sinistra! Obbedisci, sciocco laboratorio! È troppo maldestro per scappare! Ma noi come facciamo a fermarlo così? Ci sono! Se proviamo a non essere tanto maldestri, siamo anche più maldestri di prima! Pensate alla gatto mobile! Vero! Perciò dobbiamo sfruttare la nostra goffaggine! Dita di burro, gira gira, slitta e cadi! Una specie di potere maldestro! Per tutti i camaleonti! Così dovrebbe andare! Un po' più a sinistra e sarò pronta a incidere la mia immagine sulla luna! Non vedo l'ora, padrone! Smettila, Romeo! Ti concediamo l'ultima possibilità di restituire il telescopio! Allarme intruso! Allarme intruso! Grazie, ho capito! Deve essere quel furbetto camaleontico! Peccato che arrivi tardi! Guarda, ora intaglio la mia splendida faccina sulla luna! Muscoli da Super Gecko! Che succede? Siamo solo io e i miei muscoli da Super Gecko! Ho un laboratorio rimbalzante e un robot! Voi dilettanti non potete fare niente contro di me! Io vi ho superati! Hai ragione, ma dovevo solo distrarti. Era la prima parte del piano. Nella seconda parte arrivano i rinforzi. Questa non te l'aspettavi, Romeo? Cioè, vi siete alleati con Lunetta? Sì, perché vuole fermarti proprio come noi. Lascia perdere la luna, Romeo! È mia! No, mai! È arrivato il momento della terza parte del piano, Lunetta. Ricevuto. Attacco solletico! Basta! Fermalo, robot! Nessuno sfugge al mio raggio lunare! Nemmeno tu, robot! Affermativo! Le falene, Lunetta, Romeo e anche il robot sono tutti occupati! Siamo pronti per un'altra parte del mio piano! Muscoli da Super Gecko! Preso! Non posso puntare il mio laser senza il telescopio! Ok, ora basta, solletico! Sciò, via! Attenzione, laboratorio rimbalzante! Prendi il telescopio, robot! Troppo tardi, robot! Super gatto velocità! Fatto! Errore di calcolo! Non può essere! È finita, Romeo! Sta lontana dalla nostra base, Lunetta! Quando la porta sarà aperta, io entrerò e voi resterete fuori! Indietro! O la bella saetta farà una brutta fine! Sciò! Bravi, falene! Gatto Baico, fetta! Una falena ha fatto inceppare la porta! Non si chiude! Cercate di bloccarla mentre la riparo! Non così veloce, Lunetta! Vento da super gufetta! Ho il vostro prezioso fumetto, Super Pigiapesti! Se non volete che faccia una brutta fine, non provate a fermarmi! Lunetta! Ma chi c'è ai comandi? Eccomi! Bravissimo, Gecko! Aiuta, Gufetta, Gatto Boy! A Lunetta ci penso io! Sciò! Ve la siete cercata, Super Pigiapesti! Dite addio al vostro fumetto! No! Super gatto balzo! Oh no! Sei troppo pesante! Non ce la faccio più! Grazie, Gecko! Non c'è di che!
tutta fortuna! Stavolta però avete lasciato la porta spalancata, perciò vinco io, Super Pigia Pesti! Dimentichi qualcuno! Lasciami andare, lucertola sleale! Solo quando la base sarà sicura e la porta sarà chiusa. E ora posso liberarti. Sì! Ti faccio vedere io chi sa volare. Forte! Sì! Ma noi non dovremmo cercare quella mongolfiera? Per tutti i baffi felini! Dove sta andando? Vista gufetta! Guarda, c'è Lunetta! Per tutti i rettili io andrò sempre a piedi d'ora in poi. Hai visto come volavo bene? Tienimi d'occhio, gufetta, così impari le mie acrobazie. Cosa? Ma se stavi per cadere? Sì, sono grande a bordo di questa meraviglia. Il fatto che so volare ci aiuterà. Tu voli? Non dimentichi qualcun altro che sa volare. Andiamo, ragazzi. Volando potete entrambi aiutare la squadra. Bravissime, falene. Basta giri in mongolfiera per quei bambini sciocchini. Ora il pallone lunare è solo mio. Voi due fate la guardia. Io piomberò su di lei e prenderò la mongolfiera. Questo piano richiede abilità. Niente paura, lasciami fare. So volare bene, per me sarà molto facile. Davvero? Ragazzi, non litigate. Potrei prendere io la mongolfiera usando il super gecko mimetismo. Mimetizzarsi è forte, ma non quanto volare sul mio monopattino. State a vedere. Ehi, Lunetta! Restituisci la mongolfiera! Oh, è arrivato il micetto! E così rivuoi la mongolfiera? Bene, prego! Prova a prenderla! È tutto ok, ce la faccio! Mimetizzarci è un buon piano, Gecko. Però dobbiamo essere tutti e tre dentro alla Gecko mobile. Dov'è? Da quella parte. Tra un attimo avrò tante altre uova pronte, Pigia Puzzolenti. Non so se posso tollerare ancora quella puzza. Romeo non la sente perché è dentro al suo laboratorio. E io vorrei essere dentro la Gecko mobile. Andiamo, Gecko, portaci al riparo. Ma non ci serve, perché... Gecko, che cosa fai? Oh no, le uova marce di Romeo sono pronte! Mi è venuta un'idea! Cosa? E come fai a fermare le uova con quello? Così! Niente paura! Manderò via questo doraccio con i miei muscoli da Super Gecko! Ah, ecco un bersaglio perfetto! Vai con la puzza! Gecko! Lo so, e per me è peggio! Dobbiamo lavarti immediatamente con gli spruzzi d'acqua della Gecko mobile! Perché non ci dici dove l'hai lasciata? Non è che l'hai persa veramente, Gecko? No, lo so dove l'ho parcheggiata! È solo che so come fermare Romeo! Ora deve preoccuparsi lui di non essere centrato da questo uovo di dinosauro! Quello è l'uovo più grande che io abbia mai visto! Il marcizzatore potrebbe farlo puzzare così tanto! Jack, fermo! Non lo puoi lanciare! E non voglio farlo, però lui andrà via se penserà il contrario! Sì, brava lucertolina! Perfetto! Che puzza! Ecco Lunetta! La 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 la. Gatto Boy, usa gli artigli del gufaliante per prendere il microfono. Gli artigli? E come... Là! Premi quello! La 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 la. Ehi!
Super pigia pesti, avete rotto il mio microfono d'oro! Questa è tutta colpa vostra! Si è rotto? Solo colpa mia. Adesso nessuno vedrà Jade e Newton. Non darle retta, tanto per cominciare lei non avrebbe dovuto rubare il microfono. Sì, ma io non avrei dovuto convincerti a farmi guidare il gufaliante. E non avrei dovuto accettare tutte le cose che mi avete regalato. Scusatemi, vi ho fatto competere per quel biglietto. E noi abbiamo cercato di farti scegliere. Mi dispiace, gufetta. Anche a me. Non voglio andare senza di voi. È tutto a posto, ragazzi. Ora la cosa più importante è recuperare quel microfono. È il momento dell'eroe! Anche se è rotto, quel microfono comunque non appartiene a te, Lunetta. Devi ridarcelo. Il microfono è rotto, ma resta sempre d'oro lucente. È mio, mio, mio! Gufetta, noi due ci occupiamo delle falene. Tu riprendi il microfono da Lunetta. Di qua, falene! Tanto non mi prendete! Super Giacomimetismo! Tocca a me, Super Gatto Velocità! Gufetta, prendi il microfono! Adesso! Cosa? Mi stai aiutando? Grazie, piccolo mini ninja! Avrei dovuto aiutarti quando tu me lo chiedevi! Bisogna sempre aiutare chi si trova nei guai. Scusami. È il momento dell'eroe! Ora, se volete essere liberati, ditemi come entrare nel vostro quartier generale. Cosa? Mai! Oh, ma come? Ti sei liberato? Proprio così, ninja della notte. Non avrai mai il controllo della nostra base, perché Gatto Boy ti fermerà. Oh, sei stato tu a liberare questo sciocco micetto. Non è vero? Aia! Aia! Super gatto pazzo! Preso! Oh, sciocchi mini ninja! Fermerò le super pigia pesti da solo! Palla appiccicosa, palla appiccicosa, palla appiccicosa! Attenti! Smettila di aiutarlo, piccolo mini ninja! Aia! Super gatto a velocità! Al riparo! Oh no, non è giusto! Voi super pigiamini rovinate sempre i miei piani! Gatto Boy, che stai facendo? Lo aiuto! Un vero eroe aiuta tutti, senza distinzioni! Oh sì, forse hai ragione tu, piccolo mini ninja! Adesso dovrei ringraziare! Andiamo, mini ninja! Eh? Allora questo è un addio! Quel ninja bus sembra proprio superpotente! E se davvero fossi troppo piccolo? Ti salviamo noi, Geco! Non preoccuparti, Geco, sono qui! Falle appiccicose, sono bloccato, aiuto! Geco, ci serve il tuo aiuto! Serpenti sibilanti, vi serve il mio aiuto? Così si comporta un amico! Gli amici si aiutano a vicenda! E voi volevate fare questo per me? Sì! Allora è quello che io farò per voi! È il momento dell'eroe! Mobile, aggancia e lancia! Sì! Muscoli da Super Geco! Cosa fai, ladro lucertola? Se non posso avere il mio ninja bus, allora prenderò la vettura di un super pigiamino e la dipingerò di nero ninja e blu ninja. Gatto Boy, Gufetta, aiutatemi! Sto arrivando, Geco! Na 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 na! Finalmente sono libera!
anche! Tre super pigiamini coalizzati sono più forti dei tuoi mini ninja! Super pigiamini, via! Super gatto velocità! Allontanatevi! È mio! Portare a letto. Ho un'idea! È il suo naso che lo guiderà. Quando senti il profumo di una cosa da mangiare, lui lo segue. Biscotti! Super gatto a velocità! Biscotti! Sì! Preso! Ora sei la mia marionetta! No! È mio! Cameron. No! Jaco! I super mini ninja sanno usare la forza molto meglio di te. Tranquillo, Jaco, ci pensiamo noi. No, ci devo pensare io. Cerchi qualcuno molto forte contro cui esercitarti? Beh, eccomi qua. Oh, per favore. Posso batterti con un solo dito. Questo qua. Super mini ninja, prendetelo. Arriviamo! Ma guarda un po', abbiamo trovato un nuovo attrezzo ginnico! Mettetemi giù! Ben fatto, Super Mini Ninja! Devo ammettere che siete sempre più forti! Presto sarete in grado di battere chiunque al mondo, tranne me ovviamente! Jaco! Come stai? Tutto bene? No, ho combinato un pasticcio soltanto perché volevo dimostrarvi quanto sono forte. Ma noi già lo sappiamo. Ormai è impossibile recuperare quell'attrezzatura. Avrei dovuto farmi aiutare da voi. Ora i super mini ninja sono così forti che nessuno potrà fermarli. Specialmente quando sono insieme. Ma certo! I mini ninja sono molto più forti quando sono uniti. Sarà così anche per noi. È il momento degli eroi e di seguire il mio piano. Ho cercato come ha detto Jaco e ho trovato solo una vecchia corda per saltare. E tu? Una bicicletta rotta, non c'era altro. Io ho trovato un pallone sgonfio, andiamo! Gatto Boy, è difficile far volare quell'affare. Non importa, devo trovare Gufetta e sistemare le cose. Wow! Il mio pterodattilo! Per tutti i baffi felini! Oh no, il telecomando! Ha! Ora mi
sono bloccato. Volevo raggiungerti con lo pterodattilo e chiederti di essermi ancora amica. Ma Romeo ha di nuovo il telecomando. Certo che siamo ancora amici. Oh, è tutta colpa mia. Avrei dovuto perdonarti subito. Oh, che noia, che sdolcinati!